Arriva così l'8 settembre del 43 e, come tutti i militari, anche i piloti e il personale dell'aeronautica sono di fronte a una scelta. Cosa fare? Molti raggiungono il sud, dove la Regia Aeronautica si riorganizza e comincia a operare al fianco degli alleati. A Perugia c'era lo sfacelo totale, il fuggi-fuggi generale, non c'era nessuno. Ho visto atterrare un Macchi 205 che con l'elica in moto si avvicina a noi e faceva così. Io lo mandavo a quel paese perché ero stanco, ero scompato. E poi quando lui mi ha fatto vedere che sulla tua, il grado era maggiore, ha fatto così, allora sono andato. E questo era il maggiore Ruspoli del quarto stormo. E ha chiesto chi eravamo, ha detto andate a Brindisi, lì c'è il re. Ok. Noi eravamo legati alla figura carismatica del comandante di gruppo. In mancanza di direttive avremmo scelto di seguire il comandante. Il re, due giorni dopo, ci ha passato in rivista. E il re, vestito in tenuta da campo, con la bustina e con la mascella che tremava così un po', e l'espressione di quello che non capisce più niente. Mi ha fatto un'impressione, mi ha mortificato, ma io ho fatto la guerra per questo qua. Al circolo ufficiali ho consumato i pasti insieme al maresciallo Badoglio. Ma il suo discorso era sempre quello, che il fascismo consumava molti soldi per l'opera balilla, per il dopolavoro. Questo era un ritornello che lui ripeteva ogni giorno. Non abbiamo mai sentito altri discorsi. Quello dell'armistizio sarebbe stato utile che lui ci dicesse qualche cosa, perché già eravamo in terra controllata dagli alleati, mai parlato parola. Io diventai antifascista l'8 settembre, quando vidi che i tedeschi, che avevano pianificato come avevano pianificato le cose, cominciarono a prendere italiani di tutte le razze e portarli in Germania. Ancora più antifascista divenne il giorno in cui Mussolini fu liberato e costituì la Repubblica Sociale. Quindi decisi di seguire la mia bandiera, la bandiera dell'Italia, e di andare al sud e combattere per la mia patria, mantenendo fede al mio giuramento che avevo fatto qualche anno prima di fedeltà al nostro Stato. Nessuno aveva un'idea chiara della politica, nessuno sapeva niente, non si sapeva se si doveva stare al sud o al nord. Io avevo dei gregari che avevano famiglia al nord e continuavano a dirmi: ma partiamo, prendiamo questi quattro plani, andiamo a casa. Allora ho insistito per attendere e così abbiamo finito per metterci di nuovo a disposizione del re, che era andato a Brindisi. Altri invece avevano motivi impellenti, la famiglia, ma in genere non erano mai motivi seri, politici. C'era con me uno che si chiamava Beretta, c'era da poco sposato e lui non si trovava bene lì. Si è arruolato nell'USS, è diventato un agente segreto, si è fatto lanciare al nord per andare con la moglie. Si è riunita la moglie, poi per non essere imprigionato si è arruolato tranquillamente nel primo gruppo caccia e ha fatto la guerra col primo gruppo caccia di Visconti, diventando anche comandante di squadriglia. L'8 settembre sono stato mandato solo. Diceva, un po' a dare un'occhiata di che si tratta. Sono andato. Dico la verità, ho avvistato la formazione a una certa distanza. Lei ha idee in ugoli di Moscerini d'estate? Che vado a guardare, più che dire che sono tanti, tanti arrivano, vengono verso così, fate un po' quello che volete, non c'era niente da fare. E mi ricordo che ho atterrato a Vieri, personale, è scoppiata la pace, Badoglio ha parlato, eccetera, eccetera. Questo è stato il mio 8 settembre, dopo è successa l'ira di Dio. E poi un bel momento, insomma, praticamente hanno detto: ragazzi, fate un po' quello che volete, qui è andato tutto a schifio, tutti in malora, e tutti siamo incamminati, chi ha rimediato un treno, chi ha preso un passaggio in camion, chi è andato a piedi. All'8 settembre, ad un certo punto, arriva uno dei nostri ragazzi di corsa,
Dice, ragazzi, la guerra è finita, andiamo tutti a casa, la guerra è finita, andiamo tutti a casa. Dico, De Carlo, ma che sei matto? Che a spargere queste notizie? No, dice, sottotenente, ho sentito adesso la radio. Cioè, ad un certo punto il comandante dice, ragazzi, ne so quanto voi, io conosco soltanto il programma di Badoglio, il quale dice ben poco. Tutto il giorno che cerco di mettermi in contatto con i comandi superiori non sono riuscito a sapere niente da nessuno. Se qualcuno vuole andare a nord, dice, io gli do i mezzi per andare, ma nessuno è andato al nord. I piloti della Regia danno il loro contributo alla guerra di liberazione. Operano da basi pugliesi come questa, costruite a tempo di record dagli alleati, che usano per le piste le loro tipiche lastre metalliche. Gli apparecchi hanno ora una nuova insegna. La classica coccarda tricolore, nata con la Grande Guerra, è in uso ancora oggi. E qui è cominciata la guerra di liberazione dopo un periodo di assestamento, di discussioni, di litigate fra di noi, perché a un certo punto c'è chi diceva che è giusto o non è giusto fare questo. Abbiamo cominciato nella zona di Foggia su delle piste improvvisate ed abbiamo cominciato a fare attività di volo. Ci hanno aggregati alla Balkan Air Force inglese e con loro abbiamo cominciato a fare attività contro i tedeschi su Grecia, Albania, Jugoslavia. Altri prendono la via del nord, dove si organizza un'altra forza aerea. A Roma, casualmente, ho incontrato Adriano Visconti, di cui ero stato molto amico e collega anche in anni precedenti, e mi ha detto, qui stiamo cercando di rimettere insieme l'aeronautica, di volare, c'è gente di assoluto rispetto, tipo Cornello Botto, eccetera, eccetera, Graziani, tutti i nomi che per noi avevano un certo valore, almeno allora, e insomma così è stato. Nasce così l'Aeronautica Nazionale Repubblicana, che continua a combattere contro gli alleati. Per distinguersi dipinge sulle fusoliere la bandiera tricolore e sulle ali l'emblema Littorio. La sua forza è fatta soprattutto dai Macchi 205, dai Fiat G55 e dai Messerschmitt forniti dalla Luftwaffe. Per un anno e mezzo il suo maggiore impegno sarà la lotta contro i bombardieri americani che arrivano ogni giorno da Sud Italia per colpire industrie e città. Le due forze aeree sono però legate da un tacito accordo, da un patto tra colleghi che sarà sempre rispettato. Noi avevamo un accordo, credo non scritto, ma perlomeno verbale, che diceva noi combattiamo, vogliamo combattere contro i tedeschi, ma non sul territorio italiano. E per questo la nostra guerra, sia la caccia, i tre stormi da caccia che partecipavano alla guerra di liberazione, sia noi del bombardamento, facemmo la guerra sul territorio dell'Albania, della Grecia e della Jugoslavia. Avevo scelto di fare operazioni in Balcania e non in Italia per evitare questa faccenda di essere costretti a combattere con i nostri colleghi oppure anche di danneggiare le città italiane. C'è stato qualcuno che dal sud è andato al nord, è andato a parlare con Visconti, ha detto ti prepariamo un aeroporto qua, metti in moto, scappa, vieni da noi. Lui ha detto no, quindi c'era un contatto fra nord e sud. No, non posso, io ormai ho preso questo impegno, di qua non mi muovo. Tutti al nord e al sud hanno combattuto nella speranza di salvare il salvabile. Nell'aeronautica dell'Italia non c'è stato mai nessuno scontro. C'era una tacita legge che è stata rigorosamente osservata: non ci siamo mai scontrati gli uni con gli altri, mai. Credo questo voluto bilateralmente. In qualche periodo nel 1944 ho visto delle strane persone che ci sono venute a trovare, che io non conoscevo, che però forse Visconti conosceva, della vecchia Regia Aeronautica, con delle proposte eccetera qui e là, che non sono naturalmente mai state raccolte. Ai piloti della Regia gli alleati cominciano a fornire nuovi aerei, e tra questi anche un bombardiere, il Martin Baltimore. Liberata Roma è saputo che gli alleati avrebbero dato questi velivoli Baltimore, che era un buon aeroplano da bombardamento, non era tipo fortezze volanti, era bombardamento tattico.
per le prime due o tre azioni di bombardamento, un aeroplano inglese, credo inglese, ma non saprei dire se inglese o americano, adesso potrei sbagliare, seguiva da lontano le formazioni per vedere se veramente, cioè, forse si fidavano poco, forse avevano anche ragione. Al nord la situazione è sempre più critica. I piloti da caccia tentano di arginare con difficoltà sempre maggiori e con poche speranze le formazioni sterminate di bombardieri americani, zeppi di mitragliatrici che arrivano a centinaia. Tutti aeroplani a cui faceva un certo senso avvicinarsi perché menavano, diciamo in parole povere, ma sparacchiando così come si spara necessariamente per aria, non è che uno fa il tiro al bersaglio, spara sulla massa. Credo che dipenda molto da dove la pallottola assassina ti arriva. Se uno per caso incocciava, sa, si spara grosso modo all'aeroplano sperando di prenderlo. Non è che uno punta l'occhio del pilota, se ne parla proprio. Se per modo di dire sparacchiando così si arriva con qualche pallottola esplosiva in cabina di pilotaggio, a quello succede un guaio. Se gli fa un buco alla fine dell'ala, quello non se ne accorge neanche, se ne accorge dopo che è ritornato a casa. Ora la macchina di punta è il Macchi 205. Il 205 era decisamente una macchina superiore, direi che nonostante i numeri nostri, che erano numeri da sogno rispetto ai numeri ante 8 settembre, ripeto, 50 invece di 3 eravamo per aria della stessa parrocchia, per intendersi, no? Però gli altri erano sempre 500, quindi erano sempre tanti. Siamo stati un po' sfortunati perché per motivi di fornimenti, di disponibilità da parte di quel poco di industria che c'era, abbiamo avuto prima solo i 205 e poi hanno cominciato ad arrivare i G55. Col Macchi noi sognavamo sempre di trovare un Thunderbolt a bassa quota perché facevamo quello che volevamo. Siamo stati sempre un po' messi male. Quando avremmo avuto bisogno degli aeroplani a bassa quota avevamo i G55. Quando avremmo avuto i G55 per lavorare in alta quota ci sono arrivati i Macchi. È la primavera del 45 e la guerra si conclude rapidamente su tutti i fronti. Ma nelle zone attorno a Milano l'epilogo del conflitto è drammatico. Il CLN ha ordinato l'insurrezione generale e il 25 aprile la città è liberata dai partigiani, che riescono ad anticipare l'arrivo degli alleati. Ma gli uomini dell'aeronautica repubblicana restano isolati nelle basi in attesa degli eventi e delle decisioni del loro capo carismatico, il maggiore Adriano Visconti. In fondo, per un anno e mezzo hanno condotto una guerra a tutta loro, quasi ignorati dal governo repubblicano e paradossalmente anche dalla stessa resistenza. Non eravamo molto al corrente di quello che succedeva nel resto del mondo. Non abbiamo mai avuto il minimo problema in un anno e mezzo di... eravamo un reparto di un migliaio di persone. Visconti ha riunito tutti, ufficiali, ufficiali avieri, tutti quanti, e dicendo che c'era la proposta da parte di certi capi partigiani, ma insomma, cui dovevamo credere. È stata fatta una specie di democratica riunione, ha avuto la maggioranza questa idea e abbiamo accettato la cosa. Ci hanno caricato, credo, su un paio di pullman e ci hanno portato a Milano. Non so se lo stesso giorno o il giorno dopo chiamano Adriano Visconti e un sottotenente pilota che però non aveva mai volato, era troppo giovane. Li hanno chiamati presumibilmente per un colloquio e nel cortile gli hanno sparato dietro la schiena tutte e due. Così è finita Adriano Visconti. Per i piloti del sud non è ancora finita. Ci sono altri 10 giorni di combattimenti e la pace arriva quando sono in volo. Il 5 maggio dovevamo bombardare la ferrovia Sisak-Zagabria. Quando arrivammo in vista di Zara, Zara è là davanti a 3-4 minuti di volo, mentre stavamo già arrivando su queste isole, venne l'atteso ordine, missione annullata, rientrare immediatamente alle basi per cessazione delle ostilità sul fronte balcanico.
se non ci sono stati decine di morti è solo perché il Padre Eterno ci ha protetto. Questa formazione di aeroplani si sparpa gli occhi, lanciava le bombe a destra, si incroci di tutti i generi. Tornammo tutti a tutto motore, nessuno andava a motore ridotto. Tornammo a casa e la guerra era finalmente finita.